Campana, dia un voto al Capodanno teramano di quest'anno. Beh, forse non voti, diciamo che è stato un Capodanno sfortunato per tanti motivi. Organizzare un evento non è mai facile, è chiaro che la prima cosa che devi pensare è cercare di portare la gente, perché senza la gente l'evento non riesce. Un Capodanno strano, già partito inizialmente in maniera strana, dove diciamo che la ricerca dei fondi non era facile, l'artista per me non era un artista da piazza per Capodanno, avrei scelto altri artisti, infatti in consiglio comunale dissi se era meglio scegliere Filippo Graziani, meno poteva poi portare tanti giovani, anche ricordare Evina. Poi la neve è riuscita appunto a rovinare questo Capodanno che io veramente non avrei fatto, avrei rinviato. Lei avrebbe rinviato, questo è chiaro. Si è spiegato come mai invece non è stato rinviato? Non capisco, perché poi appunto ecco, so che c'è stata una decisione della Giunta, giustamente hanno condiviso il fatto di fare Capodanno, quindi sanno loro il motivo perché sono, appunto, hanno deciso di continuare. Il sindaco ha ammesso che ci sono stati degli errori anche nella composizione della giunta, che qualcosa va rivisto, qualcosa va corretto, qualche uomo va sostituito. Lei sta scaldando i motori? No. La decisione del sindaco insieme al, appunto, ai partiti per la giunta sono decisioni loro. Io chiaramente non meritavo di essere in giunta perché i voti non mi hanno permesso di poter sedermi lì in giunta. E nel futuro vedremo, chiaramente non scaldo i motori perché se non meritavo prima di fare l'assessore, neanche adesso merito di fare l'assessore. La mia forte sfortuna di essere un figlio di non politico, forse ecco perché all'epoca non ci fu la meritocrazia, perché veramente il mio impegno era stato il massimo, come ogni cosa che faccio, perché veramente mi piace per la città di Teramo. Dico che l'opinione adesso, quello che mi fa piacere, sarei falso a dirlo, che tanta gente mi incontra, mi ferma. Quando dice di figlio di non politico si riferisce a qualcuno che è realmente figlio di politico e parlo di Tancredi, no, oppure no, no, figlio no. Putativo? No, fui putativo, Tancredi Marco, io credo sta facendo un buon lavoro, quindi a di là il fatto del cognome, purtroppo che porta un cognome pesante, ma sta facendo un buon lavoro e non critico lui, ma assolutamente no. Figlio di un politico perché non vengo da una storia politica, solo quel motivo lì, chiaramente.